Cominciamo oggi. Cominciamo oggi. Come dirò tra breve, diciamo, chiunque dica che sa esattamente quello che deve fare, sapete che dice il falso. La conoscenza su come si procede è una conoscenza complessa e quindi l'unico modo per farla è confrontarsi con tutti quelli che hanno qualcosa da dire, che hanno delle opinioni. In questa fase cupa del paese, nell'immaginario nazionale, si pensa all'acqua e bisogna pensare a una cosa che non funziona. E oggi saremo chiari, l'altro giorno abbiamo parlato del prima, oggi parliamo del dopo. Attenzione. Qui. Però io devo andare là. Sì. Il De Minis è stato firmato? Il De Minis è stato firmato da Corrado Passera, sì. Ok. Sarà candidato? Assolutamente no, ovviamente. Oggi verranno annunciate, diciamo così, una road map, la definiamo così, di uscita dal commissariamento, alla fine del commissariamento, la soluzione di tutta una serie di problemi e quindi il nuovo avvio. Fra l'altro adesso parleranno prima i tre gruppi di tecnici, quelli dello sviluppo, quello diciamo ragionieristico e soprattutto quello urbanistico, così si scioglierà il famoso nodo che io e lei abbiamo in sospeso dal 22, che per correttezza lei capirà. Per averla lasciata questa serata non ho potuto darle come avevo promesso e le chiedo scusa. L'addio di Chiodi ha già una data precisa? Credo il 30 giugno. Commissario Chiodi, lei ha detto sono il presidente della regione, ha concluso così l'intervento, quindi non è più il commissario. Ma guardi, è una domanda, io ho detto che il ritorno all'emergenza, diciamo alla normalità deve essere fatto il più presto possibile. Lo dissi, se voi vi ricordate bene, già fissai un termine il 31 dicembre dell'anno scorso, poi cadde il governo e non fu possibile fare questo passaggio. Poi ho detto subito dopo le elezioni, perché era chiaro che durante la fase elettorale non potevano avvenire cose di questo genere per una serie di questioni, di opportunità che voi potete benissimo immaginare. E naturalmente adesso insisto perché questo accade il più presto possibile. Normalmente non è che si passa da un regime normale, ordine commissariale, ad un regime ordinario come se fosse nulla. Il problema è non mettere poi, non lasciare chi rimane in una situazione difficile, quindi bisogna organizzare un sistema. Io spingo affinché questo accada il più presto possibile e mi auguro che accada il più presto possibile per una serie di ragioni. La prima ragione è che il commissario o lo Stato non ha il compito di fare la ricostruzione, ha il compito di avviare la ricostruzione. Oggi la ricostruzione non c'è ombra di dubbio che è avviata, soprattutto è salvata una città da un punto di vista dei rischi che si potevano correre nel momento in cui non c'erano queste premesse. Oggi sono i progetti, oggi la gente ha lavorato, i progettisti hanno fatto progetti, il sistema degli indennizzi sta funzionando, si può migliorare sulla burocrazia, ma la burocrazia ha dato anche la possibilità di recuperare 460 milioni di euro che altrimenti sarebbero mancati alla ricostruzione perché magari dati in maniera sbagliata. Quindi io credo che ci siano tutte le... i cantieri si stanno aprendo, sono 621, quindi a questo punto io credo che si debba tornare all'ordinario. E poi c'è un secondo motivo, diciamolo chiaro e tondo. Io ho sofferto moltissimo del fatto di dover essere, diciamo così, il terminale ultimo di tutta una serie di questioni che poi non erano nelle mie corde, cioè non erano i miei compiti. L'ultimo l'ho dimostrato oggi, sui pagamenti, avete visto, insomma, sui pagamenti io non ricevo un rendiconto dal 2009. La legge contabilità di Stato non consente di pagare da parte dello Stato in assenza di rendicontazioni delle somme e quindi mi sto assumendo delle responsabilità, lo faccio perché sono il Presidente della Regione, non perché sono il Commissario e quindi continuerò a essere il Presidente della Regione che segue la ricostruzione con la stessa attenzione di prima, con la stessa capacità di influenza politica e spero tanto che la ricostruzione possa essere ricordata come una grande ricostruzione. Ci sono tutte le premesse, io so di quanto lavoro abbiano fatto gli aguilandi, quanto lavoro abbiamo fatto noi, solo che in Italia pensano che siamo invece dei piagnoni, invece noi non siamo dei piagnoni, abbiamo dato qualcuno, ha dato la rappresentazione di esserlo, ma mentre qui invece c'era molta gente che si rimboccava le maniche. Se apriamo i cantieri, se a 3 anni si sente il rumore dei martelli in centro storico e questo in Friuli non c'era, vuol dire che tanto piagnoni non siamo, questo dovremmo far capire agli italiani. Nonostante la guerra col comune che a questo punto continuerà? Ma no, non continua, non si tratta di guerra. Insomma, io capisco anche il comune, io ho un altro atteggiamento, io sono stato nella mia vita solamente sindaco o presidente della regione, io non ho fatto vita di partito, non ho fatto l'opportunista politico e quindi per me conta più il livello istituzionale.
E il comune, invece di dire i pagamenti, la colpa è di Chiodi, che non li sta facendo Chiodi, e quindi poteva benissimo dire: guardate, dobbiamo fare la rendicontazione, non stiamo facendo la rendicontazione. Questo atteggiamento non, diciamo, istituzionale, a me dispiace, però ognuno si sceglie, ogni comunità si sceglie il proprio destino. Anche la qualità della ricostruzione dipende moltissimo dalle scelte che il comune farà, e su quelle io credo che dovrete essere molto attenti come aquilani. Perché? Perché ne va del vostro futuro e del vostro destino. Io faccio parte di una parte politica che magari non è sempre ben vista, no, da tutti, e perché sono stato anche oggetto di una serie di, ecco, per esempio, degli attacchi scriteriati, tipo nel sempre dei MUSP si diceva Chiodi intervenga sui MUSP, e nessuno sapeva che invece sui MUSP non sono io colui che deve intervenire, perché non li ho mai avuti, hanno la protezione civile e poi li aveva il comune, quindi è il comune che ci deve pensare, la provincia e così via. Ma lasciamo perdere, queste sono cose passate, noi abbiamo la coscienza di aver fatto le cose che dovevamo fare. Intanto ci sono stati molti più applausi, e questo mi è sembrato, anche a me, mi ha fatto molto piacere, devo essere sincero, e quindi questo mi fa piacere in un ambiente ovviamente che questo del tendone di Piazza Duomo, che non è stato mai un tendone, diciamo così, molto favorevole ai ruoli che io ho dovuto rivestire. Però al di là di questo io ritengo che gli aquilani è il capoluogo della regione Abruzzo. Io sono il presidente della regione Abruzzo, mica sono il presidente delle Marche, sono il presidente della regione Abruzzo, ho la mia sede di lavoro qui, ma soprattutto sono legato agli aquilani in maniera indissolubile. Da che cosa? Da una vicenda che ti lega da un punto di vista, diciamo così, sentimentale, cioè il terremoto. Io ero qui quando è stato fatto il terremoto, io mi sono sentito utile in quel momento, nella mia vita raramente mi sono sentito utile come in quel momento, e quindi sono legatissimo a chi mi ha dato questa possibilità di sentirmi utile.